si è tenuta presso il Tennis Club Vomero di Napoli la presentazione di Capitani per Sempre, il nuovo libro scritto da Gianfranco Coppola, il noto ed apprezzatissimo giornalista napoletano dal grande spessore umano e professionale, che rappresenta una vera e propria icona nel panorama del giornalismo sportivo nazionale, oltre ad essere memoria storica indiscussa dell'epopea del Napoli di Maradona. Un volume, il suo, che racconta con nostalgico romanticismo storie e leggende di campioni con la fascia, dal Napoli ai grandi club del calcio italiano. Nel suo intervento Gianfranco Coppola ha sottolineato come oggi al calcio manchino le figure romantiche del passato. Certo, un tempo il capitano era davvero l'espressione della tifoseria della città, del territorio, ma spero che quel calcio torni ad avere una prevalenza in questo calcio che è solo business senza sentimento. Tra i tanti grandi capitani conosciuti, Coppola si è soffermato in modo particolare su Diego Maradona e Totò Noiuliano. A parte il capitano designato, perché fu Bruscolotti a cedergli la fascia, come è ben noto, ma è stato veramente un capitano simbolo per l'attaccamento ai compagni di squadra, al gruppo, magazzinieri, massaggiatori, tutti quanti potevano fare qualcosa per lui. Lui li voleva che venissero ripagati prima di tutti gli altri, quindi un simbolo. Poi, per affetto, passione e stima, devo dire che Antonio Giuliano mi ha ispirato il libro. Il grande centrocampista del Napoli, Gianni Improta, ricorda con un pizzico di nostalgia i tempi in cui i capitani rappresentavano la propria squadra con autorevolezza e attaccamento alla maglia. I veri capitani, ecco, i veri capitani che ovviamente oggi è difficile trovarli, si possono contare sul palmo di una mano, mentre invece Gianfranco ha raccolto tutto quello che di bello si è potuto vedere in quel periodo, verso il quale periodo siamo tutti un po' nostalgici. Alla presentazione del libro da leggere tutto d'un fiato era presente anche l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha elogiato Gianfranco Coppola in quanto giornalista che ama Napoli e il Napoli. Con molto piacere qui alla presentazione del libro di un bravissimo giornalista innamorato del Napoli e di Napoli. Questo libro che attraversa le passioni del calcio, l'amore, una visione romantica e di un calcio che ci ha fatto innamorare e che ci fa innamorare, ripercorrere le storie individuali e collettive e questa connessione perenne che c'è tra la città e la squadra.